No, non abbiamo. Lei è ancora il presidente campano, no? No, io nazionale. Presidente nazionale, sì, del Codacons. Sì. E che sta facendo? Quale attività? È una parola. Troppe ne fa. Difende i cittadini su tutto il campo possibile. Le bollette, la benzina, gli imbrogli, la pubblicità ingannevole, tantissime attività. Ma gli italiani, gli italiani che devono aspettarsi? Da chi? Dal governo o da chi? O dalle associazioni e dal governo. Bah, speriamo qualcosa di meglio di quello che hanno avuto prima. Non è che si può dire aspettarsi A, B, C, D. Bisogna migliorare, andare meglio. Quindi aspettiamo con fiducia. E lei invece? Allora, qua in Campania i problemi sono tanti e bisogna combattere, ma soprattutto bisogna rivolgersi alle nostre sedi sul territorio, perché noi siamo vicini ai cittadini e molto spesso riusciamo a risolvere piccoli e grandi problemi. Adesso, per esempio... Un esempio di piccoli e grandi, quale? Un esempio, diciamo, purtroppo anche un brutto accadimento che è successo, ci sono stati dei morti sul lungomare di Salerno. Noi siamo riusciti a far mettere su tutto il lungomare le strisce ben chiare visibili e poi anche delle strisce rumorose per evitare che le macchine vadano più veloci e poi anche a ma anche a Nola c'è molto da fare, C'è da fare purtroppo in ogni comune e basta appunto chiederlo e poi noi agiamo con i prefetti, agiamo con i sindaci, agiamo con gli assessori, per cui invitiamo a fare certe cose e puntualmente si fa. Allora, auguri. Grazie. Buon lavoro, presidente. Buon lavoro anche a lei. Grazie.